Finalmente si torna alla vittoria, non ce la si faceva più e l'abbiamo fatto nella maniera meno picchiana possibile, però lo abbiamo fatto, ragazzi, in un campo tosto, difficile, praticamente con le pezze, non vi dico dove perché sono un signore, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, campo tostissimo, partita assurda quella di Venezia, siamo riusciti a vincere. Oddio, santissimo aiuto. Tra l'altro era iniziata proprio Parma style la partita perché subito il Venezia va in vantaggio con Nicolussi Caviglie. Strano che faccia il gol dell'ex. Contro di noi non ci ha mai segnato, ha dato un gol bellissimo dove è incolpevole, diciamo, il nostro Suzuki, che prevalentemente secondo me fa una grandissima prestazione, così come tutto il reparto difensivo. Leoni stasera, ragazzi, sembrava veramente Cannavaro dei tempi d'oro, mostruoso, a me è piaciuto veramente tantissimo, così come in generale anche Del Prato, Balog, tutto il reparto difensivo, a parte Valeri nella circostanza del gol subito, mi è piaciuto veramente tanto. Ma poi Valeri, ragazzi, è riuscito a farsi perdonare con la rete dell'1-1, tra l'altro Di Francesco ha poi detto alla fine della partita: Valeri, quando lo allenavo io non segnava mai, e adesso Di Francesco sai perfettamente che cosa provano le persone quando la tua ex con te certe cose non le faceva, e poi scopri che in giro invece, e invece si divertiva alla grande, vero Di Francesco? A parte tutto questo, alla Giacomo Leopardi, Parma poi riesce a segnare col contropiede grazie al nostro Bomber Bonny, che riesce a segnare il gol del 2-1, e poi ci chiudiamo in difesa, ripartiamo. Io al fallo subito da Charpentier ho esultato veramente come un pazzo scatenato. Il Parma che ottiene questi 3 punti, e sono 3 punti fondamentali. Lo abbiamo fatto veramente da squadra intera, da Serie A. Sono partite fondamentali queste, ragazzi. Vincere così è fondamentale perché fa gruppo, fa squadra, crea compattezza anche nell'organico e nella tifoseria. Dici: figa, sì, allora sono vivi, allora ce la fanno, allora sono compatti, non mollano tutto, non sono dei mercenari come magari qualcuno potrebbe pensare. Squadre che giocano con Juventus, Milan, e fanno i fenomeni, e poi dopo contro le squadre che lottano con te per non retrocedere invece giocano male. No, è una squadra viva, una squadra compatta, una squadra che dà tutto. E il fatto che Pecchi abbia fatto la rivoluzione prima dell'inizio della partita potrebbe essere un grande segnale sia alla squadra che alla società, che tutti dobbiamo essere uniti, tutti, dall'ultimo che non gioca mai a quello che gioca sempre, tutti uniti verso l'unico obiettivo, la salvezza. E oggi lo abbiamo dimostrato in un campo tostissimo, difficile, contro una squadra che se la lotterà fino alla fine questo campionato, restare in Serie A, esattamente come noi. Grandi ragazzi, veramente questo weekend ci avete fatto godere alla grande. Era ora.